Pierluca, la mia prima domanda è: potresti delinearmi per quella che è la tua esperienza, quella che è l'attuale situazione dell'editoria italiana? Situazione dell'editoria italiana. Situazione dell'editoria italiana è la situazione comune alla maggior parte dei paesi avanzati, nel senso che purtroppo è una situazione di gravissima crisi, una crisi che viene da lontano nel tempo e che è causata, per quanto riguarda l'Italia, da dei fattori tipici locali, a cominciare dal fatto che gli italiani sono un popolo che, ahimè, non legge, e da un processo, un percorso invece dove le persone in questo momento, quelle poche persone che si dedicano alla lettura in Italia, in realtà hanno scoperto una lettura in un modo diverso e quindi usufruiscono di più di altri mezzi che all'editoria danno una minore remunerazione allo stato attuale. Quindi, in realtà, l'interesse complessivo verso l'informazione, verso le notizie, aumenta, però questo genera dei ricavi drammaticamente inferiori sia in termini di vendite, di abbonamenti, di copie vendute, che di ricavi pubblicitari, come ben sappiamo. Quindi la situazione è una situazione molto difficile, anche oggi i giornali, no, riportano dello stato di crisi di RCS, di 800 licenziamenti, di tutta una serie di cose, senza parlare, per non dimenticarsi, ci tengo a dirlo, visto che è una cosa della quale non parla praticamente mai nessuno, per non parlare di 10.000 edicole e relative famiglie chiuse negli ultimi 3 anni e di altrettanti a rischio nei prossimi 2 o 3 anni se andiamo avanti di questo passo. Quindi, e poi tutto il sistema in crisi. Chiaro, per molti aspetti, per quanto riguarda le start-up, per quanto riguarda i giornali, molto spesso si guarda agli Stati Uniti, che notoriamente sono qualche mese, se non qualche anno, più avanti dell'Europa per quanto riguarda certe evoluzioni. Secondo te è corretto anche per l'Italia guardare agli Stati Uniti per vedere, insomma, come andranno le cose nei prossimi anni? E secondo te esistono dei modelli di business che invece potrebbero funzionare meglio in Italia che negli Stati Uniti? Guarda, ti rispondo con una metafora, se posso. Io nel 1987, più o meno ai tempi delle guerre puniche, giorno più, giorno meno, facevo l'assistant product manager alla Stada, un'azienda alimentare, e partecipai a un gruppo di lavoro per il lancio di una serie di zuppe pronte sullo stile, visto che abbiamo fatto il nome della Star, facciamo il nome di un'altra azienda alimentare, sullo stile delle zuppe della Campbell. Iniziavano a esserci il fenomeno dei single, delle persone che vengono da sole, delle monoporzioni, della gente che non ha tempo per cucinare e tutta una serie di fenomeni che allora, appunto, al tempo delle guerre puniche erano emergenti, e ovviamente si guardava agli Stati Uniti e a quello che era stato fatto negli Stati Uniti. Ho imparato attraverso questa esperienza e attraverso altre che in realtà quello che succede negli Stati Uniti delle volte effettivamente si verifica in Italia con un certo lasso di tempo di differenza, ma molte volte in realtà, a cominciare dalle zuppe pronte, visto che ne ho parlato, ma non solo di queste, non si verifica assolutamente. Quindi, secondo me, resta valida la barzelletta: papà, papà, è lontana l'America, zitto e nuota, gli risponde il papà al bambino, no? Nel senso che guardare alle tendenze in atto negli Stati Uniti, secondo me, rischia di portare fuori strada. Per quanto riguarda i modelli di business, io ormai ho coniato la definizione del dilemma del prigioniero, rifacendomi al famoso dilemma.
proprio perché la situazione è quella che anche oggi più Internet ha pubblicato un rapporto dove mostra uno studio di quattro casi diversi di quattro giornali che hanno sviluppato dei modelli di business diversi e di successo. La lezione fondamentalmente è che non esiste un modello di business. Se prima il modello di business era vendite, barra abbonamenti e pubblicità, oggi questo binomio non è più sufficiente e un modello che sia vero e valido per tutti non esiste più. Ognuno, in base al posizionamento della propria testata, alle proprie caratteristiche, a tutta una serie di elementi, deve trovare la propria strada, avendo la consapevolezza che la strada sarà fatta di un puzzle di tanti tasselli e non saranno più soltanto i due tasselli di prima. Credo che la risposta debba essere inevitabilmente questa, ecco. Molto inchiostro, diciamo, è stato versato per quanto riguarda l'aspetto della pubblicità da un lato e della gratuità delle notizie dall'altro. Il fatto che online ci sia la possibilità effettivamente di accedere a informazioni, notizie in modo gratuito ha portato, secondo alcuni, in crisi proprio il mercato del cartaceo. Però anche online c'è chi pensa a far pagare comunque i contenuti. Tu che cosa ne pensi? Ma io penso che anche qua, penso che la possibilità di far pagare dei contenuti complessivamente esista e dei casi di relativo successo lo confermano. Penso che abbia molto meno senso cercare di vendere i contenuti come è stato fatto finora, nel senso rifacendosi alla logica del cartaceo e di vendere il giornale, l'abbonamento al giornale. Penso che sia molto più interessante muoversi in termini di micropagamenti e vendere sezioni del giornale o addirittura lo specifico giornalista. Adesso faccio per dire: mi piace, sono appassionato, mi interessa Marco Travaglio e mi compro soltanto gli articoli di Marco Travaglio, ovvero a Pierluca fa finta di capirci qualcosa di media, gli interessa quello che scrive David Carr, a me non interessa essere abbonato a tutto il New York Times, però io potrei essere interessato e disponibile a pagare per ricevere tutti i giorni gli articoli di David Carr. Adesso sono ovviamente solo degli esempi, quindi laddove esiste una qualità, perché questo è il presupposto di base, ed esistono degli interessi specifici, credo che si possano far pagare dei contenuti. Ovviamente, finché fare traffico e cercare veramente di monetizzare, mettiamo boxini più o meno morbosi, photo gallery di dubbio gusto, eccetera, eccetera, è chiaro che poi alla fine la qualità del traffico è bassa, i CPM sono bassi e alla fine come valore unitario e alla fine è il cane che si morde la coda e non si riesce a valorizzare l'informazione online, ammesso che i boxini siano informazione ovviamente. I più grandi giornali italiani online hanno tutti i giorni più visite, più visitatori unici di quanto sia la loro tiratura cartacea. Eppure, nonostante questo, la pubblicità per l'online costa molto di meno rispetto a quella che viene pagata per il cartaceo. Per quale motivo? Allora, per quale motivo? Fondamentalmente io credo che ci siano due motivi di base. Il primo motivo è che si parla molto dell'online, della pubblicità online, si parla, ahimè, poco della pubblicità su carta, della quale ci siamo dimenticati. La pubblicità su carta presenta indubbiamente, è perfino banale ricordarlo, però forse vale la pena di farlo, presenta tutta una serie di vantaggi in termini di permanenza e di attenzione che la lettura su carta presuppone rispetto all'online, per cui di fatto il messaggio pubblicitario
pubblicitario ha un valore, fra virgolette, maggiore rispetto a quello dell'online. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è un mix, per quanto riguarda direttamente l'online, è un mix dei format di comunicazione che sono stati usati fino adesso e del tempo speso sulle pagine dei quotidiani per quanto riguarda in maniera specifica l'informazione. E come dicevi giustamente tu, il numero di persone che accedono ai siti dei più importanti quotidiani online nel nostro paese. Se la permanenza è una permanenza di pochi minuti, la lettura è distratta, il CTR, il click-through su banner, su tutta una serie di format pubblicitari ha indici dello 0,0 qualcosa, e quindi ovviamente se sono forme di comunicazione che non funzionano, è chiaro che le aziende continuano a sparare nel mucchio, perché tanto sono abituati a sparare nel mucchio da tutta la vita e continuano a farlo pure sul web, però cercano di ottimizzare, fra virgolette, ammesso che possa essere tale, di ottimizzare cercando quantomeno di abbassare il costo dell'investimento. Mentre invece andrebbero cercate e ricercate nuove forme e nuovi format di comunicazione specificatamente studiati per il web e per online, cosa che in realtà fondamentalmente non è stata fatta, o comunque forme e format che siano adatti all'online. Io, come forse tu sai, Maria, ho questa fissa per i giochi come medium, altra cosa della quale, ahimè, si parla a mio avviso sempre troppo poco. Il New York Times, 7-8 mesi fa, un periodo relativamente breve, pubblicò un articolo dove la testata dell'articolo era un rifacimento di Asteroid, un vecchissimo giochino di quando io avevo ancora i capelli, quindi figurati, saranno passati 90-100 anni, giorno più, giorno meno. Agli alla battute, questo giochino che simulava, appunto, ricordava Asteroid, permetteva di distruggere il titolo dell'articolo. L'articolo ha avuto un numero di accessi e una permanenza in termini di tempo straordinaria. È stato un successo fantastico. Allora, questo è un esempio minimo e banale di quello che si potrebbe fare, e che in realtà si continua a sparare splash sempre più invasivi, roba che devo chiamare il mio cane dal giardino per fargli chiudere la finestra, di tutti i colori, cercando, e ci si muove sempre in questa logica di comunicazione top-down invasiva, mentre anche lì il pubblico di internet, nel complesso, con tutte le eccezioni delle generalizzazioni, il pubblico di internet, in particolare in Italia, dove c'è una grossa fetta della popolazione che ancora internet non lo utilizza, come sappiamo, è un pubblico più evoluto, dove queste forme di comunicazione, se possibile, funzionano ancora meno. Chiaro, 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 E chiaro, quindi non chiaro. pagano, e fanno bene, non pagherei neanche io. Senti, in questo panorama molti si sono mossi per creare delle redazioni online. Ci sono diversi giornali online che sono nati negli ultimi 12 mesi, sono stati alcuni degli esperimenti molto interessanti, mentre un po' controcorrente c'è stato chi ha deciso di aprire un giornale cartaceo. In questo periodo che notoriamente è molto, molto grigio, diciamo, per questo genere di iniziative. Che cosa ne pensi e cosa pensi, insomma, di come è andata poi a finire? Ma allora, immagino che il riferimento al quotidiano cartaceo sia all'iniziativa di Terese e di Pubblico. Lì, secondo me, c'è stato fondamentalmente un peccato di vanità da parte di Terese, che, arrabbiato per motivi giusti o non giusti, non sta a me giudicarlo, non mi interessa farlo peraltro, arrabbiato e seccato
con il suo vecchio giornale, con il Fatto Quotidiano, ha deciso in 448 di mettere su un'iniziativa editoriale. L'iniziativa editoriale è stata inevitabilmente improvvisata, soprattutto in termini di modello di business e di attese di tempi, di ricavo dalle vendite del quotidiano. E quindi, avendo fatto un business plan dove probabilmente, anche se io non l'ho visto, però mi è facile immaginarlo, dove probabilmente i ritorni attesi erano in tempi estremamente ridotti, quando sono venuti a mancare i fondi si sono trovati nella triste condizione, di chiudere. Però sinceramente, se non mi ricordo male, ho fatto un articolo a suo tempo, su questa cosa. Sinceramente non era difficile da immaginarsi, cioè o il business plan è stato fatto ad hoc per turlupinare i possibili investitori che sono entrati e hanno finanziato il lancio di pubblico, o è stato fatto veramente a essere gentili con un eccesso di ottimismo che ha dello straordinario. Quindi ecco, questo non vuol dire che iniziative sulla carta non si possano fare. Il Fatto Quotidiano non è stato lanciato 12 mesi fa, ma il Fatto Quotidiano nel panorama dell'informazione italiana continua a essere un caso di successo, e anche i bilanci del 2012 sono bilanci dove i signori del Fatto Quotidiano portano a casa i loro soldi ben al di sopra del punto di pareggio del break-even dei costi del quotidiano. Quindi è la dimostrazione che qualcosa in maniera sensata e ragionata si può fare. Se uno invece improvvisa, questo è indipendente dall'online o dalla carta. Chiaro, per quanto riguarda invece le iniziative che abbiamo visto nascere online, ti volevo chiedere che cosa ne pensi invece dell'apertura della piattaforma italiana dell'Huffington Post e cosa ne pensi del loro modello di pagamento dei contributor. Ma allora, ci sono delle cose positive fatte bene in Huffington Post Italia, perché ovviamente le hanno ricavate dalla grande esperienza di Huffington Post United States e di tutte le altre edizioni che sono venute fuori dopo quella statunitense, e anche dagli errori che hanno fatto in fase iniziale in Inghilterra. E quindi, giustamente, non essendo tutt'altro che degli stupidi, hanno fatto tesoro delle cose ben fatte e di quelle fatte un po' meno bene, e quindi sono partiti facendo, come dire, un prodotto con delle possibilità, fra virgolette, di successo. Qui bisogna intendersi però su cosa si intenda per successo. Io ogni tanto guardo i dati Audiweb, con tutti i limiti che hanno, mi pare che Huffington Post sia intorno agli 80.000 utenti unici nel giorno medio. Che rispetto ad altre iniziative, faccio dei nomi giusto per contestualizzare, non perché ami o detesti nessuno, evidentemente, che rispetto al post o l'inchiesta che sono nati anche prima dell'Huffington Post, e quindi avrebbero avuto più tempo per consolidare, 80.000 utenti unici sono un qualcosa, sono circa il doppio del post e molto di più dell'inchiesta. Però, in assoluto, se il modello di business alla fine, come ci dicevamo prima, continua a essere quello di vendere a CPM, di banner, di pre-roll sui video, eccetera, eccetera, secondo me 80.000 utenti unici al giorno non bastano a ripagare l'investimento, o comunque non generano una somma interessante, soprattutto su un pubblico generalista qual è
da quello al quale si rivolge l'Huffington Post, perché se fosse un pubblico estremamente selezionato, se fosse gli 80.000 più ricchi d'Italia, allora vendo a €50 a CPM e mi bastano anche 80.000 utenti, ma siccome non lo sono, immagino che non vendano a €50 a CPM, quindi immagino che la loro redditività sia estremamente più ridimensionata. E questo, come dire, è l'aspetto professionale. Da un punto di vista di quella che è la mia morale, io personalmente non ritengo corretto che si fondi un'iniziativa, che è un'iniziativa fondata per generare dei profitti, che questa iniziativa si fondi in larghissima parte basandosi sul fatto che ci sono delle persone che non vengono retribuite. A me questo non sembra una cosa corretta. Non è che non mi sembri corretta per la Huffington Post della Italia, non mi sembra corretto in generale come criterio. Se uno vuole fare impresa, è giusto che paghi le persone che lavorano per la sua impresa. Chiaro, ultima domanda Pierluca, per quella che è la tua esperienza, per quello che hai visto finora e per come stanno andando le cose, secondo te cosa vedremo come evoluzione in questo panorama nei prossimi mesi, 3-6 mesi diciamo? Nei prossimi 3-6 mesi io sinceramente credo che in Italia vedremo molto poco. Credo che l'annuncio del paywall di Repubblica e Corriere della Sera, che appunto doveva partire all'inizio di quest'anno e del quale non si parla più, sia già un segnale di un rallentamento su questo filone. Anche perché probabilmente si sono resi conto che effettivamente o prima succedono tutta una serie di cose, oppure se vanno a pagamento così come sono fatte le testate oggi, si fanno del male, per dirla volgarmente. Al di là dell'oligopolio dell'informazione online, non credo che sorgeranno nuove iniziative in tempi brevi e non credo che ci saranno nuovi modelli, nuovi format. Io credo che attualmente forse l'iniziativa editoriale di maggior interesse in Italia e che ha anche una sua sostenibilità sia YouReporter. YouReporter che si basa, come sappiamo, sul citizen journalism e che poi sul video citizen journalism e che poi va a cascata su tutti i mainstream media, a cominciare da tutti i telegiornali, eccetera, eccetera. Dalle informazioni che ho io, YouReporter ha un numero di accessi estremamente interessante, credo si sia intorno ai 600.000 utenti unici al giorno, quindi sono numeri di una certa rilevanza, e quindi anche dal punto di vista economico non credo che stiano girando in Rolls, però quantomeno riescono a mettere i lacci alle scarpe. Quindi mi sembra che fra tutte sia l'iniziativa di miglior successo fino ad oggi. Ci sono moltissime cose che si possono fare, qualcuna piacerebbe farla anche a me, e non è detto che non lo faccio, che non la faccia insieme a qualcuno. È chiaro che però sono iniziative sulle quali non ci si può attendere ancora una volta dei ritorni a breve termine, e quindi di questi tempi non è facile trovare degli investitori che siano disposti a rischiare nel, diciamo, medio periodo, sul triennio. L'altra iniziativa per concludere, però ahimè è un po' che doveva partire, invece non è ancora partita, è Italia, che è stata presentata al Festival del Giornalismo del 2012, che doveva essere una piattaforma di diffusione dei contenuti sia amatoriali che professionali che degli editori, che aveva anche un modello di revenue sharing interessanti e che poi purtroppo ha avuto tutta una serie di difficoltà tecniche e che ad oggi
E ancora nell'incertezza, nel senso che io che ho contatti con loro non so dire se e quando riusciranno poi effettivamente a partire. Questa potrebbe essere una delle novità del 2013, però io auguro che lo sia, però ad oggi non ci sono notizie sicure su questo. Chiarissimo. Pierluca, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tempo e la disponibilità. No, grazie, grazie a te, Maria.